con la R sola, sì, perché a Roma si raddoppiano tutte le consonanti, ma sulla birra si fa eccezione, diventa birra, come chitarra a canar armato, è senza errore. Ok, la buttiamo su Boriardi, dico, perché a noi piace così. Sì, ci piace andare a fare due giri, infangarci per bene e poi alla fine condividere una bella birra per farsi due risate e ridratarsi. Anche per distinguersi un po' dai pedalatori super pro, vai, integratori, sali minerali, gir zitto e pedala, 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 pedala. No, a noi ci piace di godercene la vita. E quindi, a fine pedalata, una bella birra, non c'è nemmeno. Sulla birra sono stati condotti parecchi studi scientifici per capire l'effetto che fa sull'organismo ed è venuto fuori che, proprio come integratore, non è niente male. Infatti, rispetto alle bevande classiche che si utilizzano in ambito sportivo, innanzitutto contiene molti meno zuccheri e una discreta quantità di sali minerali, tra cui magnesio, calcio e vitamina di gruppo B, che sono quelli che si consumano molto durante uno sforzo sportivo intenso. Quelle artigianali poi hanno anche un elevato contenuto di fosforo e di calcio e pare anche che il luppolo abbia un interessante effetto neuroprotettivo, quindi un po' meno scemi. A parte anche il bouquet floreale che hanno quelli artigianali, che a me risultano molto gradite e anche appaganti. La birra ha inoltre un ridotto contenuto alcolico, la qual cosa ha un interessante effetto sul sistema simpatico, che vuol dire sostanzialmente ci consente di essere più socievoli, abbassa un po' le inibizioni, ci rilassa e quindi la relazione risulta più tranquilla e più sciolta. Oh, attenzione, vale il principio che non è che più ce ne metti più ce ne trovi, perché al contrario un eccesso di alcol non fa male, innanzitutto avvelena il fegato, appesantisce il fisico e noi siamo sportivi, mica ci possiamo andare a ubriacare. Avevo accennato agli aspetti fisiologici della birra, ma non vanno trascurati quelli sociali. Infatti, bere una birra insieme diventa un atto di condivisione. La parola condivisione, la parola compagno, viene dal latino companis e fa proprio riferimento al fatto di condividere un cibo insieme. Quindi, condividere un cibo in compagnia fa delle persone dei compagni. Peraltro, sempre per ricorrere a un po' di latinorum, come diceva Manzoni, la parola birra viene proprio dalla parola vivere, sempre dal latino, quindi identificando per antonomasia l'azione del bere con la birra stessa. Nel 3000 avanti Cristo circa, le popolazioni intorno al Mediterraneo cominciano a diventare più stanziali, a coltivare la terra e a cercare delle fonti di acqua un po' più affidabili, diciamo, di quelle occasionali. Scoprono che, soprattutto con l'orzo, la fermentazione di alcune piante produce una bassa gradazione alcolica, nonché alcune proprietà antibiotiche. E queste servono perfettamente per rendere l'acqua potabile. E così, lungo diversi millenni, il processo di produzione, anzi di purificazione dell'acqua, passa attraverso la produzione della birra. Solo nel Medioevo, grazie ai frati trappisti, si comincia ad utilizzare il luppolo e quindi ad arricchire questa bevanda di profumi nuovi, di nuovi sapori, di tecniche anche produttive che tuttora si tramandano fino ad oggi. Facciamo un salto di qualche secolo e arriviamo in Inghilterra a inizio 800, in piena rivoluzione industriale. La birra è diventata la bevanda preferita della nascente classe operaia. Costa poco, reidrata e aiuta un po' anche a rilassarsi dopo una alienante giornata ripetitiva in fabbrica. E queste persone si riuniscono, come anche qui in Italia, in particolari taverne chiamate pub, e lì consumano litri e litri di birra, non come noi sportivi che abusano un po', esagerano, dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno, come scriveva Manzoni. Questo per dire che la birra è una bevanda forse più diffusa a livello globale che possiamo trovare. La troviamo persino in Giappone, le Arno di Otsume. Questo per dire che poi ogni popolazione ha sviluppato una sua particolare variante, quella più legata a un luppolo di una certa zona, quella più legata a un procedimento di un determinato monastero. Più varie aggiunte, birra Coca-Cola, birra whisky, birra menta. La mia preferita, francamente, è quella con limone, sviluppata dai tedeschi e in Austria in particolare. 50% birra, 50% limonata, chiamata per appunto Radler, che in tedesco vuol dire ciclista. Guarda un po', infatti per idratarsi è fantastica. Ebbene, adesso tiratemi tre buone ragioni per non bere birra. Ah, e ne parliamo di fronte alla birra. Bene, vi piace la birra? Allora mettete un like a questo video, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al canale per scoprire quando e dove ci berremo un'altra birra. Ciao ciao!